Ciao, sono Giuliana Fatabbi, una ricercatrice del Dipartimento di Matematica e Informatica che tiene il corso di geometria proiettiva agli studenti del secondo anno del corso di laurea triennale in matematica. Il corso di laurea triennale in matematica è un corso ad accesso libero che prevede un test iniziale che però è semplicemente un test di autovalutazione. Le lezioni si svolgono tutte all'interno del Dipartimento di Matematica e Informatica, che si trova nel cuore della zona universitaria di Perugia, a due passi dal Rettorato e dalla Mensa, e dal quale è possibile raggiungere a piedi il bellissimo centro storico perugino. La frequenza alle lezioni non è obbligatoria, ma sicuramente è fortemente, vivamente consigliata. Questo corso di laurea è consigliato a chi ha una certa predisposizione alla formalizzazione, all'astrazione, capacità logico-riduttive, ma sicuramente una buona dose di fantasia, curiosità e creatività sono di grande aiuto. La laurea triennale in matematica non offre sbocchi immediati. Quasi il 100% dei laureati triennali in matematica proseguono gli studi con la laurea magistrale. I laureati magistrali invece hanno una altissima percentuale di occupazione in settori molto disparati. Oltre al classico insegnamento e alla ricerca, li troviamo in banche, società di assicurazione, istituti di sondaggi, società di sviluppo del software, oppure in centri e società che operano in ambito medico, biomedico o farmacologico o nel settore delle telecomunicazioni e dei trasporti. Perché? Perché il matematico è capace di affrontare in maniera logica e analitica problemi anche molto complessi ed è capace di elaborare modelli che si adattano a realtà molto diverse. Inoltre è molto apprezzata anche la sua flessibilità e la sua capacità di adattamento a situazioni nuove. Secondo CareerCast, la professione del matematico occupa una delle prime 10 posizioni tra quelli che sono considerati i migliori impieghi degli ultimi anni. Non esiste un albo professionale per i matematici né un percorso formale predefinito, per cui a seconda del settore di impiego è possibile conseguire specializzazioni come master, dottorati per arricchire il proprio profilo professionale. Per esempio, per l'insegnamento bisogna intraprendere un percorso abilitante che negli ultimi anni ha assunto varie forme. Essendo però la figura del matematico così apprezzata, mi sentirei di dire basta mettersi in gioco. Salve, sono Andrea Capotorti e insegno probabilità e statistica al Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università di Perugia. Ci sono tante opportunità internazionali, tantissimi scambi Erasmus un po' in tutta Europa, in Germania, Spagna e Portogallo in primis, ma un po' tutte le principali nazioni. Poi per la laurea magistrale c'è la possibilità di un cosiddetto double degree, cioè una laurea doppia in accordo con l'Università di Poznan. Questo vuol dire che gli studenti che lo volessero potrebbero fare parte degli studi qui da noi, parte in Polonia e al fine del percorso avere un titolo che è riconosciuto sia come laurea italiana che come laurea polacca. Premesso che è un corso prettamente teorico, comunque in un paio di insegnamenti nei primi due anni sono previsti delle attività in laboratorio informatico di programmazione e utilizzo di software specifici. Il nostro dipartimento ha un ottimo laboratorio informatico didattico adatto a questo scopo. Non sono previsti tirocini nella laurea triennale. Invece per la magistrale è previsto un tirocinio che può essere o di tipo interno e quindi viene affiancato qualche docente per imparare a vedere come si svolge la ricerca oppure a preparare il materiale didattico, oppure di tipo esterno, quindi presso scuole, aziende, uffici pubblici. Questo per incominciare a conoscere il mondo del lavoro. Beh, innanzitutto perché c'è un ottimo rapporto di numero docenti-studenti. L'orario delle lezioni è concentrato nelle mattine in modo che agli studenti poi venga lasciato spazio per lo studio individuale e soprattutto per anche coltivare altri interessi e attività. I laureati in matematica a Perugia vengono apprezzati sia in Italia che all'estero, quindi è un ottimo biglietto da visita. E non per ultimo, Perugia è una città molto bella, piena di studenti interessanti e vivaci.
Salve a tutti, sono Giacomo Sbrega, uno studente iscritto al primo anno del corso di studi di matematica. Con me ci sarà anche Margherita Esposito, anche lei iscritta al primo anno del corso di studi di matematica. Mi verrebbe da dire a chi si sia innamorato della matematica. Questo perché la matematica non consiste solo, come purtroppo molti credono, nella risoluzione di equazioni di primo e secondo grado, oppure nella semplificazione di semplici espressioni algebriche. La matematica è molto altro. Ci consente infatti di scoprire e studiare gli innumerevoli modelli della vita che tutti i giorni ci circondano, quali il moto dei pianeti, le fluttuazioni delle borse. La matematica è comunicare, la matematica è amare, ma soprattutto la matematica è eleganza. Anche in questi giorni difficili, come durante questa pandemia, emerge quanto sia importante e fondamentale la matematica nei confronti della medicina, della microbiologia e così via. Per chi invece non fosse interessato alla connessione con la realtà, ma fosse affascinato piuttosto dall'astrazione del pensiero, la matematica offre la possibilità di mettere in pratica le proprie capacità logiche, l'intuizione e la riflessione attraverso la creazione di strutture complesse completamente dissociate dal mondo che ci circonda e che affondano le loro radici nella curiosità e nella razionalità del pensiero. All'inizio si affrontano discipline come analisi matematica, algebra, geometria, informatica e fisica, e poi andando avanti si approfondisce la trattazione e si entra nello specifico dei vari argomenti. L'algebra viene trattata solamente al primo anno e al tempo stesso l'algebra è sicuramente quella più astratta, ma sicuramente anche la più affascinante e sicuramente fondamentale per la comprensione delle altre discipline. Non ci sono particolari conoscenze specifiche richieste, se non quelle che derivano dalla scuola superiore. Sicuramente chi ha affrontato un percorso scientifico è avvantaggiato, perché è già abituato ad un tipo di ragionamento logico-matematico. In qualsiasi caso, le nozioni di base vengono riprese durante il primo anno e i professori sono estremamente disponibili per qualsiasi tipo di chiarimento, che sia sulle proprietà delle funzioni elementari, sulla geometria analitica euclidea o sulla teoria degli insiemi. La matematica non è difficile come tutti credono, se affrontata con passione e curiosità, oltre a dare grandi soddisfazioni, non pone grossi limiti. Inoltre, non abbiamo la frequenza obbligatoria e questo ci rende meno vincolati, anche se personalmente consiglio di seguire tutte le lezioni perché ti danno la possibilità di rimanere al passo con il programma e di avere un confronto costante con compagni e docenti. Studiando in maniera costante riesco a ridurre le ore di studio giornaliere, che in media sono circa 3 o 4, poi naturalmente dipende anche dal periodo perché sicuramente cambia tra periodo di sessione d'esame e periodo di lezione. Essere studente universitario è sicuramente una delle più belle esperienze da poter fare nel proprio percorso di vita, a maggior ragione per me che sono uno studente fuori sede. La mia vita infatti è cambiata completamente. Il dover essere autonomi, il dover saper organizzarsi sia a casa che all'università mi ha consentito di crescere come persona e prendermi delle responsabilità che devono essere portate avanti nel tempo. Ho avuto la possibilità di maturare tanti interessi e conoscenze, oltre che conoscere tante persone e stringere nuove amicizie. L'università è sicuramente un ambiente molto stimolante. Un aspetto molto positivo è il rapporto che si viene a creare fra docente e studente. In genere, infatti, siamo circa 40 iscritti al primo anno e questo consente di creare un ottimo rapporto sia fra docente che studente, sia fra i vari compagni di corso. Inoltre, Perugia è una bellissima città. Scegliere di fare l'università qui, quindi, ti consente di avere una vita oltre l'università, in una città ricca di cultura. Come già detto prima, sicuramente avere amore per questa disciplina è un ottimo inizio. Certo, però, è difficile comprendere sin da subito quale sia la scelta migliore. Ma è un azzardo che dobbiamo essere pronti a correre per lasciarci stupire dopo dei risultati. Sicuramente l'alternativa più vicina al corso di studi di matematica è il corso di informatica, dove molte discipline infatti al primo anno sono simili e il corso ha la stessa durata, cioè 3 anni. Ciao, ci vediamo in dipartimento. Per altri approfondimenti potete accedere al sito web Unipg, dove troverete tante altre informazioni e video.
Ciao e a presto!